influenze che penso sempre, penso al Po, cioè il fiume Po, che influenza ha su Milano? Il fiume Po su Milano direi ha più influenza quello che è il fiume Ticino. I canali di Milano come sono i Navigli e acqua che viene pescata dal Ticino, quelli li ha costruiti Leonardo da Vinci, quindi non è che siano molto recenti, è stata una sua invenzione e venivano utilizzati per trasportare la sabbia. Io li ho visti, me li ricordo ancora nel 58-59 quando ero ragazzino, che questi, li chiamano in inglese questi lash, che erano dei barconi dove caricavano la sabbia e portavano questa sabbia nella città. Questi canali servono per l'irrigazione delle varie colture di riso e grano turco che ci sono nella, diciamo, nella valle di Milano, nella zona di Pavia, Abbiategrasso, dove si coltiva molto riso e grano turco. Nelle sue relazioni con le altre città, cioè c'è la città di Torino, sono sempre rimasto un po' interessato a vedere queste due città vicine, non si parlano l'uno con l'altro, c'è una certa rivalità con Torino? Come in tutte le cose, c'è sempre una certa rivalità, perché ai tempi dell'indipendenza Torino voleva essere dichiarata la capitale d'Italia perché da dove arrivavano i Savoia, e conseguentemente Torino rivendica la sua... diciamo il suo privilegio. Dichiamoci che Torino è la patria della Fiat, quindi un grosso gruppo aziendale che ha dato alla città di Torino una nota direi molto importante nell'economia italiana. E la Fiat in se stessa, con la sua presenza a Torino, ha usufruito della vicinanza con Milano, sì, in termini economici? In termini economici, io direi che in termini economici la capitale dell'economia italiana è Milano. E qual è la relazione anche con Genova, per esempio? Tra Milano, Torino e Genova si considera il triangolo industriale d'Italia? Genova perché è il porto naturale, diciamo, dell'Italia, Torino perché è il capitale della macchina, della vettura e di tutto il resto, e Milano perché è la capitale della gestione dell'economia. E quindi questo triangolo industriale è ancora vivo, vispo? Più che mai vivo perché è quello che sostiene, diciamo, l'economia italiana. Infatti se ne parla anche politicamente che tutto il nord, diciamo, zone industriali come sono il Piemonte, la Lombardia e il Veneto, questa, dove passa il Po, diciamo anche a sud l'Emilia Romagna, dove passa il fiume Po, che è fonte di ricchezza per l'agricoltura perché è una fonte d'acqua enorme, e non è mai, poi ancora considerato un fiume navigabile, conseguentemente, in questo settore, in questa fascia di terra che va da ovest a est, esiste l'economia più fiorente, in un certo senso. E dimmi un po', a riguardo del Po, sono molto interessato in questo tempo di ambientalismo, di considerazioni di verde, eccetera, qual è il tipo di inquinamento che il Po ha dovuto subire a riguardo queste città industriali? C'è un rispetto per il Po o viene usato come una mucca da usare? Il Po, come tutti gli altri fiumi italiani al momento, a parte alcuni dove vengono salvaguardati dai verdi o da una certa protezione, vengono utilizzati come fonte di scarico per rifiuti organici e non organici. Purtroppo stiamo trattando male molto il nostro ambiente. Ah, quindi in termini di fiume, se l'ambiente del Po non viene trattato male, significa che anche alcuni dei pesci sono spariti? Alcuni pesci sono spariti, direi quei pesci che io vedevo ai miei tempi dentro nei ruscelletti, nei fiumi, nelle rogge come le chiamiamo noi, sono spariti, vari tipi di quelli che noi chiamavamo in dialetto le chiamavamo lampreghe, che erano come delle piccole anguille, che al momento non ci sono più e guarda caso si possono ancora trovare in alcuni fontanili che sono dentro nella Valle del Po, dove c'è acqua sorgiva, a un certo punto sorge perché è stata filtrata, ma questa è la dipartita e la sparizione di questi pesci è unicamente dovuta all'inquinamento. Bellissimo. Per me Milano è stata un'esperienza abbastanza interessante,
e spero di ritornarci il prossimo anno, come fai tu con venendo qui a Melbourne. Milano, l'esperienza poi di tutte le città, perché poi alla fine Milano è sempre una città che piace. Purtroppo l'inquinamento è fonte dell'industrializzazione, è fonte anche del benessere. Sono cose che si possono riparare, ma sempre ci si accorge quando ormai è troppo tardi per poter. E quindi, parlando di riparazioni, ho notato che alla Scala di Milano stavano di fatti rinnovando tutto il teatro. Non potrei lasciare questa intervista senza parlare di teatro. La Scala, quella sì che è il teatro del mondo, la Scala. La stanno diciamo riparando, rimodernando, ristrutturando, perché necessitava appunto di ancora di un tocco di bellezza per poter lasciare anche ai nostri posteri quelle che sono le più belle cose. E stavano facendo lo stesso con il Duomo di Milano. Il Duomo di Milano è un'unica riparazione, perché il Duomo di Milano viene sempre mantenuto in uno stato, diciamo, di conservazione più che ottimo. Questo viene fatto da parte del Comune di Milano, perché è uno dei gioielli di Milano, quindi merita di restare. Il Duomo risale al 1500 e qualcosa, quindi esisteva la fabbrica del Duomo, un aneddoto, la fabbrica del Duomo che dove toglievano marmo per poter costruire il Duomo, e questo marmo veniva portato tramite i navigli dalla fabbrica in zona che è nella valle dell'Ossola, in Domodossola, fino su a Milano. Quindi per me Milano ha delle sue bellezze, io farò vedere queste bellezze sul mio programma di qua e là con me, con Tom Padula. Grazie Claudio Maturo, sei stato magnifico e spero di rincontrarci di nuovo a Milano e qui a Melbourne il prossimo anno. Sicuramente, ci rivedremo. Grazie a Tom.